uscite al cinema anche d'estate. La fabbrica dei sogni non si ferma mai e ci aspetta un'estate ricca di film per tutti i gusti, dal drama al fantasy, dall'action al comedy. Qualunque sia il vostro genere preferito, sicuramente troverete una stuzzicante novità ad attendervi nelle sale cinematografiche. Vediamo insieme le prossime uscite al cinema nel mese di giugno. Se avete amato Go Cabaret di Martin Scorsese, dal 14 giugno tornate a sognare con La stanza delle meraviglie di Tom Hanks, interpretato da Julianne Moore e tratto dal romanzo illustrato di Brian Selznick. Sempre a tema letterario, ma di tutt'altro genere, A Quiet Passion, l'acclamato biopic di Terence Davis sulla figura di Emily Dickinson, magistralmente interpretata da Cynthia Nixon, nota come Miranda di Sex and the City. Si parla molto anche di Tully, diretto da Jason Reitman e sceneggiato da Diablo Cody, Juno e Young Adult, una commedia che sicuramente desta curiosità, con Charlize Theron nei panni di una stressatissima mamma, ma se amate il thriller, dal 28 giugno rimarrete incollati alla poltrona con Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos, The Lobster, Kinodontas, con Colin Farrell e Nicole Kidman protagonisti. Le uscite al cinema nel mese di luglio. Nel mese di luglio spazio all'action con due uscite attesissime. Prima uscirà Skyscraper, dal 19 luglio, il nuovo film con Dwayne The Rock Johnson che fino ad oggi non ha mai deluso gli amanti. Di sparatori ed esplosioni, ma i più assetati di adrenalina non potranno perdere Ocean's 8 dal 26 luglio, con un super cast al femminile composto da Sandra Bullock, Kate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Aoife Fina e Anne Hathaway. Un film che sicuramente merita attenzione è Stronger, tratto dall'omonimo libro autobiografico di Jeff Bauman, che perse le gambe nell'attentato del 2013 alla maratona di Boston. Ampiamente applaudita l'interpretazione di Jake Gyllenhaal, che ci ha rilasciato una splendida intervista. Infine un appuntamento speciale, l'Anxo Digital ci riserva una chicca per il 12-13 luglio con il film / concerto dei Muse, girato durante il Drones World Tour 2016. Nel mese di agosto tantissime uscite al cinema. Carrellata di film nel mese di agosto, saranno davvero tantissime le uscite al cinema, con generi diversissimi fra loro. Partiamo con la irriverente commedia Il tuo ex non muore mai con l'avvenente Mila Kunis, 08 agosto, il 14 agosto invece tornano i supereroi Marvel, questa volta in versione ridotta, con Ant-Man e The Wasp, per tutta la famiglia, tante risate con il terzo Hotel Transylvania, nelle sale dal 22 agosto. Il 29 agosto preparate i fazzolettini per l'uscita di Edric, con protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin, che interpretano la vera storia di Tammy Oldham e Richard Sharp, innamorati e dispersi nell'oceano a seguito di un tremendo uragano. Agosto chiude le sue uscite con l'adrenalina, quella buona, vecchio stile. Il 29 agosto torna Tom Cruise in Mission Impossible, Fallout. La coda di settembre e le pellicole italiane in uscita al cinema. Ancora qualche sorpresa a settembre e si tratta sempre di sequel. Il 6 settembre esce Mamma Mia, ci risiamo il musical che vede protagonisti Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Colin Firth, ai quali si aggiungono anche Lily James e Cher. A distanza di 14 anni dal primo film, il 19 settembre torna sugli schermi la famiglia di supereroi Gli Incredibili 2, siamo sicuri che anche i più grandi non stanno nella pelle. L'Italia ha pochi titoli, ma di qualità, non perdetevi il 25, 26 e 27 giugno Favola con Filippo Tini e The End l'Inferno fuori, dal 14 agosto, il ritorno dei Manetti Bros questa volta in versione horror. Il cinema più piccolo del mondo si trova a Roma, ecco dove,